subito con una bella cosa tecnica per Grazia. Allora, dunque, sei Grazie, tornata bella tu, facciamo gentile. 4-1 e l'Aversa, se non cambia niente, sta pareggiando con la Casertana. È un consiglio esserti amici, perché insomma è meglio esserti amici, no? Perché non si sa mai. Direi di sì, ho i superpoteri. Allora, senti, vabbè, tu le altre partite non le hai viste, quelle precedenti del No, Foggia, sono ma stata questa sì. Ecco, impegnatissima a dicembre, quindi non sono riuscita a seguirvi molto. dai, qualche cosa ci puoi dire però. Facciamo una cosa, noi Guarda, facciamo quello che sempre posso dirti, un... Biagio, è che comunque sia quest'anno avete la squadra, per salire, e i miei superpoteri, quindi fai tu. Tu dici che questo è l'anno buono? Secondo me sì. Secondo te sì. Vabbè, se ci danno i 3 punti anche con la quelli con la partita domenica scorsa, in effetti saremmo addirittura al terzo posto. E poi Speriamo bene, ci hanno messo con rabbia oggi, poi. l'organizzazione, Sì. cioè, saremo già su in classifica. Sì. Ci hanno messo anche rabbia oggi, quindi si vede che ci tengono, insomma. Vabbè, e Vabbè, senti. comunque, via, secondo me, ti ripeto, secondo me quest'anno avete la squadra per salire e tutto quello che serve per salire. Se non salite c'è qualcosa sotto, perché sennò non si spiega. Vabbè, dobbiamo ancora recuperare un po' di punti. E Quali? beh, dico, non siamo ancora primi, ci vuole comunque Ma sia. stai tranquillo che ci arriviamo, ci sono gli scontri diretti e tutto il resto, tranquillo che ci arriviamo. Vabbè, speriamo di sì, speriamo di sì. Va bene, questo sulla partita. Il secondo tema di oggi era quello che sta succedendo. Noi parliamo in maniera, diciamo, un po' a freddo, non a caldo, non la partita dopo, 2 partite dopo. Quello che sta succedendo, che ti pare? Guarda, lasciare i tifosi fuori dallo stadio per quello che è successo in Foggia Barletta lo vedo una cosa veramente, cioè, repressione totale, che a Foggia Barletta, per quanto se ne voglia dire, le cariche sono arrivate, cioè, si sa benissimo da chi sono arrivate, io ho una carica, reagisco, è normale, penso, no? Beh, diciamo che comunque si voglia giudicare quello che è successo 2 domeniche fa, cioè insomma, non 2 domeniche fa, ma diciamo l'altra domenica in casa, quella col Barletta. Comunque sia, ci siamo trovati di fronte a delle cose un po' avventate, mettiamola così, eh? In qualunque modo la vogliamo intendere, comunque ci sono state c'è stata un'azione eccessiva sicuramente in curva e poi per giustificare quell'attività così dura e così anche immotivata qualcuno ha dovuto fare una relazione molto dura, ha dovuto dire che c'era un imminente pericolo e questo ha determinato a catena una serie di reazioni. Cioè quello che è successo Ma oggi. l'imminente pericolo, però, Piaggio, il discorso è che l'imminente pericolo l'hanno creato loro, Sì, perché ma se tu vai a vedere dovendolo Coso e compagnia bella, giustificare. del Sì. momento della carica non c'erano, non c'era un pericolo, non c'era né gente Grazia, sulle grazia. granate. Infatti, il punto è che dovendo giustificare quell'azione, qualcuno ha dovuto scrivere che c'era un imminente Ah, pericolo. scusa, ho capito male, E quindi, ho capito male la cosa. dovendo giustificare quell'azione, adesso ci ritroviamo che oggi noi facciamo una partita in cui non si Con la fanno testa del tifoso in casa. Non si fanno arrivare i tifosi del Cosenza. Se si evitava di far arrivare quelli del Barletta, a quest'ora non stavamo a discutere di questo. Vabbè, questo è il mio Esatto, quindi parere se partisti personale, a rischio poi. mi fai arrivare i tifosi, poi in una partita del genere non me li fai arrivare, è un Esatto, controsenso unico. È perché esattamente. volevano buttare fuori la gente, punto. Diciamo che sono stati superficiali, parere mio personale. Allora, Abbastanza. sentiamo un pochettino, posto che mi raccomando, non, trattate bene Grazia perché ha dimostrato di avere dei Ci manca. superpoteri fuori dal normale. Li E uso poi, li occhio. usa, e li sa usare. Vediamo, cominciamo da Valentino. Che ci dici? Valentino? No, sì, sulla partita o sui tifosi? Vabbè, Partiamo dalla partita. la partita. Boh, non c'è tanto da dire, più che altro valgono le riflessioni del primo tempo, credo, perché poi il secondo è stata una formalità, insomma, abbiamo fatto subito gli altri gol. Per fortuna hanno segnato tutti, così si rientrano tutti i problemi e speriamo, insomma, che abbiamo dato un colpo di spugna a quest'ultima settimana, che è stata un po' nera, diciamo.
È vero, è vero. Sì. Bella reazione, però, eh? Sì, ma poi Bella sono stati anche reazione. belli le esultanze, insomma, tutti si abbracciavano, Cavallaro, Sarno, insomma, sembrava che fosse più una montatura, diciamo, tutto questo caso che c'è stato in settimana. Boh, magari effettivamente di vero c'era poco e è stato bene così che sia rientrato con la partita, insomma, Tu dici che quindi, di sul vero campo. c'era poco? Boh, magari qualcosa di vero c'era, però poi magari in una situazione già complicata per lo stadio, la sconfitta, i ricorsi, una cosa e l'altra, si è ingigantito un po' tutto quanto, insomma, spero almeno sia così. Beh, magari c'è l'interessamento, cioè credo che se a Caserta l'hanno scritto si interessano a Cavallaro, poi non è mica tanto strano, vedendo come gioca No, è lo so, però per normale, eh. esempio anche noi magari abbiamo fatto dei sondaggi per altri giocatori di altre squadre, che però poi stanno lì e non arrivano, insomma, quindi Sì. sono chiacchiere forse magari pure, no? Non ci prova. Sì, è vero, è Magari vero. loro hanno visto dove stava in panchina un paio di partite e ci hanno provato, però io spero che rimanga Cavallaro per quanto mi riguarda. Anche perché si è vista la differenza oggi, insomma, tra lui e anche Iemmello che ha giocato le altre partite sulla fascia. Sì, è Dal vero. mio E punto oggi ha di vista. giocato meglio anche delle partite in cui aveva giocato titolare Cavallaro, eh. Sì, però appena Forse lo tocca stimolo l'ha palla avuto, è eh. sì, una spina nel fianco, è un pericolo costante, insomma, Cavallaro. Vincenzo, e tu? Ma intanto spero che il mio audio sia migliore Perfetto, della scorsa. perfetto. Sei stato 7 giorni a provare il microfono, a provare bello l'audio, il video. I miei potenti mezzi li conosci solo tu, Biagio. Vabbè, dai, però ti sei attrezzato bene. Intanto saluto la Grazia che ci ha fatto la grazia di sopravvedere su tutte le partite che ci sono state. Sì, a proposito, E quindi, anche il Barletta. è finita l'altra partita, cioè prima di ringraziarla voglio sapere se c'è qualche amico che si vuole inserire, mi sa che a 4 no, si ferma a 4 la videoconferenza, altrimenti va, metto qualcuno in attesa. E, allora, Mettimi in com'è finita? attesa, dai, non c'è problema. No, 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 Mettimi no, in attesa. tranquillo. Anch'io ho già parlato. No, vediamo un po', vediamo un po' una cosa piuttosto, come va la partita di Aversa? Mi sa che è Finita, finita. 1-1. Ah, è finita? È finita, perfetto. Sì. Perfetto. Va bene. Pensavi, Bianca? Cioè, Eh? il superpotere No, no, l'ho usato, no, perché subito. magari potevamo aver vinto ad Aversa, no? Ah, ecco. Comunque, mi sembra di capire che hai tifato per una squadra campana. Questo lo annoto come un dato di fatto oggettivo. Io? Sì, tu. Beh, per forza, dai. Cosa dovevo fare? Va bene, No, va allora, bene. Dio ce ne scansi. Va bene. Allora, Vincenzo, che dicevi? Il tuo Allora, commento. sì, niente, intanto volevo dire che abbiamo visto, credo, per la prima volta un Foggia diverso, un Foggia che ha fatto verticalizzazione, un gioco diverso che eravamo abituati a vedere di De Zerbi, abituato un attimino a girare le squadre con il famoso tiki-taka, chiamatelo come volete, insomma. Questo secondo me è dovuto al fatto delle cattive condizioni del centrocampo, specie di Quinto che lo stesso ha dichiarato in settimana che non era al 100%, quindi tutto bene quello che finisce bene. La partita si è messa sui binari giusti, abbiamo segnato subito praticamente e niente, il tridente ha funzionato bene. Abbiamo visto un signor Cavallaro sulla fascia sinistra, come dice giustamente Valentino, che ha fatto sfaceli e la partita si è incanalata sul binario giusto. Quindi oggi benissimo, peccato per gli spettatori, peccato davvero tanto per gli spettatori, perché vedere una partita senza il nostro tifo, anche se a distanza, lunga distanza come siamo noi qui attaccati al PC, fa male, fa davvero male. Una partita senza i supporters è come andare al cinema e vederlo in piedi. Quindi, peccato, peccato. Qualcuno ha sbagliato,
le settimane scorse e secondo me ha perdurato in questo sbaglio, hanno continuato a sbagliare. Speriamo che si rinsavissero, ecco. Sì. Beh, a me è capitato, ecco, vi dico una cosa, stiamo preparando qualche cosina che poi si vedrà su Mythico Channel nei prossimi giorni e mi è capitato ieri di essere allo Zaccheria in sala stampa quando hanno fatto la conferenza prima di quella di De Zerbi. C'era l'avvocato Miccolis e devo dire che a molti ha dato l'idea di stare per il nervosismo, per la tensione, quasi sul punto di piangere per la tensione nervosa perché doveva parlare ha parlato di una iniziativa lodevole che il Foggia prende a favore di quel ragazzo che ha bisogno di aiuto, che è Cristian. Cristian, esatto. E però dopo non ce l'ha fatta più, è dovuto intervenire sul fatto, dice, cioè quello che sta succedendo è una cosa che non sopportiamo, che mandiamo giù male. Abbiamo una bella società, a differenza di quello che ci può essere successo in altri momenti, abbiamo una società che cerca di fare le cose per bene, fatta anche di gente per bene, secondo me è una mia valutazione personale. E forse non merita tutto questo, è un po' esagerato. Quello che si sosteneva lì, che sostengono in società e anche altri, una società che ha pagato 10.000 euro di multa, che è il massimo possibile, che una tifoseria che ha avuto 40 DASPO e due arresti, forse insomma se ha commesso degli errori li ha pagati. Adesso insistere, spero che oggi nessuno sia andato a fare qualche altra lamentela. Magari è volato l'aeroplanino di carta in campo, chissà che ci succede, non lo so. Spero che questa questione si chiuda qui. Mi pare. Speriamo, perché davvero è difficile Scomodi, vedere lo Stato in ragioni. quelle condizioni. Che dici, grazie? Che siete scomodi. Siamo scomodi noi? Ma non credo, no, non è così, non è una questione di essere scomodi. Forse Foggia dà È una piazza scomoda, Biagio. è una piazza che dà un'eco diversa alle cose che succedono, questo sicuramente sì. Però non ci dimentichiamo che ci sono piazze come Salerno dove c'è altrettanta passione per il tifo e dove ci sono situazioni che anche lì bisogna gestirle bene, ma parlo di piazze grandi, Salerno è una città ancora più grande della nostra. Non credo che sia una questione di scomodità, credo a volte si succedono gli arbitri che vengono a fare i protagonisti, a volte i protagonisti li vogliono fare altri e sbagliano. Ammettere i propri errori è un punto di forza e non c'è molta gente forte in giro. Manu, tu che dici? Ora, la partita prima oppure di quello che è successo? Posso Sentiamo. fare un intervento personale? Sì, Perché io e Manu ci prego. conosciamo da anni. Sì. Manu, ma quanto sei ingrassato? Oh, io ho preso 7 kg, puntato. Barba, sei ingrassato! Vabbè, Non ti faccio pure vedo un da po' un di anno palestra. e mezzo. Faccio pure un po' di palestra, Sì, permettiti. muoio che sono muscoli, dai, vabbè, dai, e poi ci sentiamo in privato. Vai, vai. Allora, per Vai, quanto Manu. riguarda la questione della partita, sono contento, un secondo tempo più bello, soprattutto c'è stato un piacere, 3 gol, abbiamo subito impostato nel secondo tempo, ho detto quella partita devo vincere, non è così è stato. Il Cosenza infatti poi ha perso completamente la bussola, ha fatto il golletto della bandiera, e vabbè, come è giusto che sia, qua più gol dell'orgoglio, chiamiamolo così, 4-1. Allora, per quanto riguarda il fatto, l'argomento in questione, il capitolo Foggia Brescia, c'è anche da dire questa cosa qui. Sì, sicuramente a molti dà fastidio che comunque il Foggia possa andare in auto, tornare, perché comunque sa, è un tipo di squadra che sostanzialmente da un punto di vista calcistico ha sempre dato fastidio, sempre nell'ambito del campionato e quant'altro. Per quanto riguarda il Velaspo, tu hai detto 40, Biagio, sono arrivati a 40 addirittura. Ma senti, io non so, è ripeto, una conversazione che ho colto ieri, poi magari non. 25, Sono, sentiva? 22, 22, Ah, 22, 20. 22. Sono Eh sì, tanti perché uguali, io non è che 22, tantissimi, sono tanti sono comunque. tantissimi. Vabbè, comunque Poi lo facciamo dico. tutta una trasmissione a parte, una discussione a parte, se qualcuno vuole farla,
sul fatto che togliere completamente i vertici da organizzazioni spontanee come sono quelle delle curve, tutto sommato le rende più Ma tra l'altro, ingovernabili. Biagio, scusami se ti interrompo, tra l'altro hanno tolto proprio i capi. I Eh sì, ma questo capi sono stati sbappati, proprio li rende meno governabili. Vabbè. Manu, dai, vai avanti. i capi. E niente, volevo dire pure questa cosa. Sì, diciamo che il motivo è questo, che secondo diciamo che adesso è trovato il capo espiatorio che comunque durante il saluto dei calciatori sotto la curva hanno, secondo alcuni, scavalcato. Vabbè, ma scusate, no, io penso una cosa, premetto che l'essere umano di per sé è intelligente, non pensavo che potesse arrivare a questi livelli. Che senso avrebbe scavalcare quando una squadra arriva sotto una curva e salutare? La cosa che mi ha fatto più dispiacere, più rabbia e quant'altro, è stato dire che poi loro sono stati attaccati in un momento in cui comunque erano impegnati i giocatori a fare tutt'altro. Poi stavano comunque famiglie e bambini, visto che insomma il Foggia sta facendo dei progressi sensazionali, e quindi giustamente come faceva, diciamo come è stato detto durante la conferenza, si riesce a immaginare manganellate a destra, manganellate a sinistra, quello che poi può accadere all'interno della curva, per non parlare poi dei vari gas fumogeni, i bambini che stavano male e quant'altro. Ma il motivo qual è stato? Cioè se tu devi fare una cosa del genere, la fai quando ce n'è bisogno, non a scoppio ritardato. Se tu rifai una cosa, magari non ci sono degli scontri fuori dal campo, se ci sono delle cose a parte, ma nello stadio perché? I motivi quali sono? Beh, anche I molto motivi quali sono? pericoloso, e non ci dimentichiamo di quello che è successo all'Eisel, cioè una Esatto, massa di esatto. folla che trova sbocchi limitati, provoca dei movimenti che sono pericolosi. Vabbè, Esattamente, esatto. adesso, siccome mi sa che su questo siamo tutti d'accordo, magari ci concentriamo un pochettino nella parte finale di questa registrazione sul Foggia, che sì. Magari si è preso quel gol alla fine, ha rischiato un po' nel primo tempo, però Grazia ci ha già detto secondo lei dove va a finire il Foggia. Nell'immediato cosa vi sembra? Cioè effettivamente è più Foggia quello di oggi o quello del primo tempo di Martina? Valentino, che dici? Beh, sicuramente quello di oggi, credo, insomma, anche perché già nel secondo tempo a Martina era stato un altro Foggia e spero che sia quello di oggi. Chiaramente da Martina dipende ancora un po' tutto, perché dovessero ridarci quei 3 punti diventa tutto un altro campionato. Sono solo 3 punti, però a questo punto sono importanti, insomma, perché essere a 40, insomma, ancora diciamo, potremmo giocarcela anche per il primo posto, secondo me. Una comunicazione di servizio per Grazia, il Lecce sta vincendo fuori casa. Mo fa tu, non lo so io. Quanto? Mi sto concentrando qua una E cosa, lo posso so, vabbè, fare? hai tempo perché è al 38esimo e fa 1-0 a Barletto. Oddio, insomma, mo non so se magari lascia le cose come stanno. C'è un 1-0 a Barletta, quindi. Beh, se ci Pareggio, ridanno andiamo quei. pareggio. Valentino, se ci ridanno quei 3 punti, sostanzialmente finiamo a 40. Un punto dalla Però Salernitana che però mi sa che deve ancora giocare. In ogni caso credo che possiamo provare a giocarcela per i playoff. Sì. Stiamo là, che dobbiamo fare? Ci proviamo, finché non ci distaccano, ci proviamo. Sì, oddio, ce la giochiamo comunque anche in caso di non ci diano i 3 punti, Sì, perché però saremmo un punto dalla Casertana, quei tre eh. punti possiamo puntare, diciamo, anche più in alto, ecco. Da subito. Perché poi abbiamo il Benevento, qui, cioè se ci danno quei 3 punti e viene il Benevento, diventa veramente uno scontro per il primo posto a quel punto con la partita. Sì. Grazie. Tu hai detto che non hai visto la partita del Foggia, ma quella della Roma l'hai vista? No, perché, vabbè, ma Infatti ero molto concentrata su quella partita, per quello non ho dato il meglio di me dopo. Ma quella partita, insomma, al massimo potevamo farti commentare il derby, visto il secondo gol, il selfie del capitano sotto la curva, però. Ma il capitano può fare quello che vuole. Partiamo da questo presupposto. Ma uno che a 40 anni fa quei gol può fare sicuramente quello che vuole, insomma, per carità. Assolutamente, il pensionato, vabbè, visto che lo definiscono romanaccio, cafone, quello che è pagliaccio, quello che ha continuato a fare, fa bene.
bene. Ragione, hai ragione. Comunque, intanto fa gol, intanto continua a segnare. E li fa anche molto bene. Ecco, le figurine Panini ha fatto la settimana scorsa. È vero, visto che qualche anno fa è venuto a mancare quello che aveva fatto quella famosa rovesciata ritratta sulla bustina. Ci ha pensato Francesco. Adesso metteranno la sua, va bene. Vabbè, comunque, che fai stasera, Gufi, tifi Verona, mi sa. Ma no, dai, veramente? Non lo so, penso di sì. Penso proprio di sì, se mi riesce. Vincenzo, allora, dai, anche a te la stessa domanda fatta a Valentino. E ovviamente anche tu sei convinto che sia più vero il Foggia di oggi rispetto a quel primo tempo visto a Martina. Ma perché ci ha messo più cuore, è stato solo più fortunato? De Zerbi ha capito che a sinistra non deve mettere Iammello? Che cos'è che è stata la svolta? De Zerbi, secondo me, dalle dichiarazioni che ha fatto in settimana, che seguiamo sui vari canali, ha difeso spada tratta Mazza, sì. La difesa l'abbiamo sentito tutti, e quindi si dimostra ancora un grandissimo tecnico. Però poi da grandissimo tecnico ha capito che Cavallaro deve fare Cavallaro, quindi deve giocare a sinistra, e che Iemmello deve stare a centro. Il Foggia, il vero Foggia è quello che abbiamo visto oggi, anche se, ti ripeto, ci sono state delle variazioni che non ho capito se sono state variazioni tattiche, perché per delle contromosse al Cosenza non si è capito bene. È vero anche che il Cosenza non è venuto a chiudersi, perché anche sullo 0-0 oggi non abbiamo visto 10 uomini dietro la palla, abbiamo visto un Cosenza che se la giocava, e quindi va bene così. Sul 4 gol in casa fanno morale, quindi avanti così. Sì, bene. Ok, Manu, tu sì, sei tecnicamente sempre molto ben preparato. La svolta tecnica è stata prevalente sull'aspetto psicologico, secondo te? Sì, sicuramente. Cioè, era proprio, insomma, un paio di partite abbiamo visto qualche schema un po' strano, eh? Esattamente. Io penso che comunque i rimproveri dopo la figuraccia di Murphy, insomma, sono arrivati, sono sentiti, e comunque la partita è completamente cambiata. Come te ne capovolta, non ha giocato soprattutto Mazza. Spero che sia un lapsus, perché la figuraccia l'abbiamo fatta a Martina, a Melfi ci dobbiamo andare. A Martina, cerchiamo di non precedere l'intervento di Grazie. Grazie, deve ancora concentrarsi per Melfi. A Martina, sì, è vero. A Martina, contro Martina e Franca. Sì, è vero, diciamo che gli improvvi sono comunque arrivati dopo, diciamo, la bagarre. Contro Parvetta e contro Martina Franca, sì. Comunque sì, poi anche non c'era Mazza, e sicuramente era anche un bene, è stato anche un bene per la squadra, visto che, come detto, gli schemi del Foggia, diciamo che non riesce a assimilare, perché siamo persone educate, c'è gente che ci ascolta, quindi gli schemi non riesce ad assimilarli, però sono anche altri motivi, secondo me. Quindi vediamo bene. Per quanto riguarda invece il resto, l'andamento, cioè in modo, dopo, diciamo, questi due purtroppo passi falsi, l'andamento che smettono di continuare a mantenere è questo. Se poi noi riuscissimo anche a prendere i famosi 3 punti di Martina per i guai che ci sono stati, sarebbe tanto di guadagnato. Beh, tu hai detto, tutto sommato, se proprio dovevamo perdere, meglio perdere in questa fase del campionato. Perché abbiamo perso quelle 2 partite, bene o male le possiamo, sì, le abbiamo assorbite, siamo rimasti lì. Infatti. Per fortuna, adesso, anche a parte il Benevento, nessuno ha fatto il vuoto, insomma, quindi non, anche le altre sono hanno un po' lasciato dei punti, no? Quindi, insomma. Bisogna un po' vedere adesso gli acquisti di cui si faranno, di cui si parla, perché si parla di un attaccante senza comunque. Mantenendo comunque invariata la filosofia monetaria della squadra, di un attaccante, di un altro pezzo che comunque serve. Anche se secondo me io un acquisto in difesa lo farei pure. Il terzino destro. Vabbè, quello lo sappiamo già, dai. Va bene.
Oh, c'è Antonio da Torino che salutiamo, che ci saluta in chat, che dice grazie a una cartomante chiaroveggente, più o meno ha capito tutto. Farò pagare. Eh sì, in effetti, la prossima rubrica sarà in esclusiva su Mitico Channel. Chiara Grazia vi darà i numeri da giocare al Super Enalotto. Ma guarda, volendo anche la bolletta del calcio, perché quando Anche gioco io non volendo, volendo, sì, vinco, te la do volendo. invece vincono sempre. Vabbè, a questo punto Sempre. facciamo che invece uso l'amuleto, faccio come Maurizio Mosca, vediamo invece cosa sta per vedere gli occhi di futuro del campionato, e poi siamo tutti quanti d'accordo. Va bene, va Pian bene. giro, via Manuel. Eh? Sì. Pian giro, va. Valentino, oltre al noto terzino destro da cambiare che fa di tutto per darti ragione, vero? Partita dopo partita fa di tutto per darti ragione, vedi, proprio sta lì che ti dà ragione. In quella conferenza stampa di ieri, a difesa di Mazza, ha fatto un nome chiaro, cioè parlava chiaramente di Mazza, diciamo, il mister. Ha detto che era necessario comunque che questo ragazzo, che comunque aveva 20 anni, facesse anche i propri errori, però comunque giocasse in qualche maniera. E Vabbè. io ricordo domenica scorsa Tonio Sepa ha detto che certi esperimenti non si fanno. Noi non stiamo facendo un esperimento con Bencivenga, lo stiamo mettendo dall'inizio. Mazza. Dall'inizio del campionato, sai. Esattamente, dall'inizio proprio del campionato. Mazza è un po' diverso. Mazza è un po' diverso, però di fatto oggi non ha giocato. E da cattivi dire si è visto. Nel senso, io chiaramente non posso dire che Mazza ha giocato bene quando ha giocato, però secondo me non ha avuto tutte le possibilità che hanno avuto gli altri ancora, ecco. Cesar non l'abbiamo aspettato un girone intero. Mazza ha giocato partite in cui hanno giocato male tutti. Col Barletta non è stata colpa di Mazza, tutta la squadra dall'inizio al 90° ha giocato malissimo. Col Martina non può essere solo uno, insomma, che fa la differenza. Bencivenga è uno perché te ne accorgi che anche quando tutti gli altri giocano bene, lui gioca male. Però Mazza ha giocato male quando tutta la squadra non ha giocato bene. Sì. Tant'è vero che con Lecce, per esempio, non ha demeritato, ha fatto una partita onesta, senza essere trascendentale, però diciamo, è capitato in due partite in cui la squadra ha fatto acqua da tutte le parti. Sì, è vero. Va bene, allora, senti, siamo arrivati ai vicini, ai 30 minuti, che sono quelli che caratterizzano un po' questi interventi. Facciamo il giro per i saluti finali, ripartiamo da Grazia. Saluto tutti, ci vediamo alla prossima, E ci sei, che è sabato, giusto? dunque adesso vediamo. Devo guardare sulla lista degli Controlli. impegni. No, senti, guarda, ti voglio dire, dopo questa partita vedi che devi fare, ma sabato 24 gennaio alle 15 tu devi essere qui. E poi ti. E 24? Perché si salta un turno? vedo Ah no, sei sabato. 18, scusami, sto Grande, fuori. grazie, grande, Le date, grande, grazie. cioè, sto confondendo le Sì, date in questo grazie, è periodo. rimasta Poi al derby. È ho la rimasta al febbre, derby, Manuel, lo si è so. fermata al Celsi. Dopo c'è stata un'altra partita. Sì. Vabbè, comunque non fa niente, sono dettagli. Vabbè, che devo Vabbè. Sabato Allora, 24, sabato dai, lo 24. appunterò. Sabato 24 devi assolutamente appuntarti che alle 15 c'è la partita. Non venire troppo tardi, sennò questi lo sai come sono, non segnano. E quindi e metti a repentaglio perché poi c'è il E Melfi, comunque chiedo scusa, io ti devo l'ultimo fatto anche perché mi sono concentrato anche io. Cioè, mo tutti sti media, grazie. Vabbè, dammi. Sì, però Manu, geloso Manuel. allora La statua la fanno a me, Manuel, non cominciare. il merito di Grazia non è stato il fatto che il Foggia abbia raddoppiato, fatto il terzo gol, È la è che ha vera, fatto pareggiare l'Aversa. Cioè, nel momento in cui ha detto mi concentro con l'Aversa, 2 minuti dopo. L'Aversa ha segnato, cioè, voglio, ma poi l'avete visto anche il gol, che cos'è? Io punterei al pareggino del Barletta. Il pareggino del Barletta, secondo me ci serve. Vabbè, c'è il tempo, dopo la fine della Ma guarda, io sto leggendo che trasmissione. comunque il Barletta sta dominando, Faccio il Barletta sta dominando? Così leggo, dominio Barletta. Benissimo, allora, finita la trasmissione, ti concentri, poi ti ringrazieremo dopo, durante la partita col Messi. Va bene, ok, Vincenzo, perfetto. benissimo. Vincenzo, tu?
Io intanto vi saluto e per sabato prossimo dovrò fare i salti mortali per essere davanti al PC per problemi di lavoro, ma forse prenderò un giorno di ferie. Il minimo. È il minimo. Ma sa, ultimamente con tutti i problemi che ci sono stati a Roma diventa problematico È tutto. difficile. Ah, E qui mi fermo. vabbè, fermiamoci qua, poi prenderemo altri argomenti in altre trasmissioni. Va bene, Manu, e tu in Germania come siete messi sabato? In Germania si lavora Sabato, poco, notoriamente. no. questo è il problema, che il sabato si lavora lo stesso. La mattina, anche beh, cioè quasi lavora spesso e volentieri, devo anche lavorare, ma comunque per il Foggia ci sono sempre, Beh, è naturalmente, per il chiaro. Foggia, per il gruppo. Questa mattina presto ha nevicato, facevo un freddo becco. Anche qua fa No, freddissimo. vabbè, qui ma piove, comunque sì, mo. no, sono sempre, ma veramente ogni volta per me è sempre un piacere che vengo, devo parlare, si diceva nostra, un piacere di vedervi ragazzi, anche un Il modo piacere di per tutti quanti. sentirmi più vicino, anche, è un modo anche per tenermi, insomma, più vicino a me visto che sono Certo. fuori. Chiudiamo con Valentino. Ah, dimmi Vincenzo, che stavi dicendo? No, dicevo, è il vero spirito dei mitici, E certo. ritrovarsi tra amici, anche se in varie distanze dell'Europa a questo punto. Certo. La prossima pizza ci sarò, prometto, eh. La Sì, ma prossima paghi ci tu sarà. stavolta, No, grazie a ma tu. paga una donna. Tu hai una. No, no, no. Vabbè, No, paghi tu questo stavolta. Sì, perché l'altra volta non sei venuta, quindi paghi Lazio e paghi per noi tutti quanti la no. prossima volta. No, vabbè, Manuel scherza, però è vero che tu devi venire a Foggia perché c'è una maglietta da un po' di La tempo. maglietta. Aspetta l'estate, grazie, perché ha paura, Appunto, visto. è a mezze maniche, Lo so, quindi. lo so, certamente è così. Per la primavera va bene. Valentino, Va chiudiamo con bene. te. Niente, io anch'io saluto tutti quanti e speriamo che sabato sia un'altra bella giornata. Sì, Valentino? speriamo bene. Che dici, Dai. Di grazie? dov'è Valentino? Valentino, è che Valentino è leccese. È leccese e Leccese. vive a Roma. Ma davvero? Eh certo, pensa tu. Leccese che ti fa Foggia? Scusa, tu fammi capire dove sei? Manuel è italiana, vedi? Tu Perché Manuel sta sei di a Biella, tifi Foggia, tifi Roma e guardi il Foggia. Allora, insomma, Ecco. voglio dire, Valentino è più normale, c'ha Con anche la maglia rossa. mamma di Bari, Ah, pure. papà di Andata. Palermo, cioè sei Benissimo. italiana, faccio prima così, no? Italiana, sì, va bene così. Va bene, Valentino, Dai. grazie Vincenzo, Manuel, ciao a tutti. Alla Ciao. prossima, poi un Ciao. saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato e che ci rivedranno su Mitico Channel. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Ciao.